Amore e buona energia, letteralmente Radio Yoga Network. Fa bene al corpo e allo spirito. Grazie al ricercatore giapponese Masaru Emoto è stato dimostrato che informazioni quali parole, pensieri e immagini possono essere trasmesse coscientemente all'acqua, la quale assorbe i messaggi sottili modificando radicalmente la propria struttura cristallina. Un effetto di questo fenomeno è la trasmissione di nuove informazioni luminose che esercitano un'azione positiva sul corpo, sullo spirito e sull'anima. In base a quanto è stato dimostrato, pensieri, sensazioni e immagini provocano dunque delle alterazioni nell'acqua. E i cristalli d'acqua più belli sono quelli prodotti dalla gratitudine e dall'amore. Al mondo non dovrebbe esserci alcunché di più importante dell'esprimere l'amore e la gratitudine che si provano. Quasi tutti i cibi contengono acqua, la sostanza originaria della vita. Benedicendo e ringraziando il cibo, possiamo quindi modificarne la sostanza primogenia, il contenuto di luce e l'energia. Le zuppe sono particolarmente adatte alla benedizione della vita presente in ogni cosa. Se la mia anima viene nutrita, io sono sano. Benedicendo il cibo, nutriamo l'anima. Prendendoci consapevolmente un paio di minuti per benedire il nostro cibo, riusciamo ad assumere un atteggiamento di rispetto e amore. In questo modo manifestiamo la meritata riconoscenza alla natura e alle persone che qui e oggi ci hanno procurato questo cibo. Possiamo provare gratitudine per il fatto di non patire la fame e di attingere dall'abbondanza. Il cibo può essere benedetto in diversi modi, per esempio recitando una preghiera prima del pasto, benedicendo coscientemente quello che c'è nel nostro piatto, o esprimendo il nostro ringraziamento con un piccolo rituale da tavola. Ecco un esempio di rituale di benedizione. Siediti davanti al tuo piatto. Osserva il cibo e dedicagli qualche pensiero, da dove proviene, quando è stato raccolto, eventualmente che tipo di lavorazione ha subito, eccetera. Crea silenzio dentro di te e dirigi consapevolmente l'attenzione sul cibo che hai di fronte. Strofina tra loro i palmi delle mani in modo che si scaldino e tu possa percepire meglio. Tieni i palmi delle mani al di sopra del cibo. Ora puoi chiedere agli angeli di benedire il tuo pasto. Fa di te stesso uno strumento dell'amore e dell'energia, creando il vuoto nella tua mente e lasciando fluire la luce dentro di te. Se all'inizio ti risulta un po' difficile, dirigi consciamente i pensieri sull'energia sottile, il prana, il chi, che ci circonda costantemente e da cui ogni nostra cellula è pervasa. Lascia che l'energia fluisca nel cibo attraverso le tue mani. Poco dopo riuscirai a percepire un lieve flusso energetico nei palmi delle mani. Si manifesta sotto forma di calore, formicolio, corrente, rotazione, flusso, che diventerà sempre più forte. Può anche essere simile a un alito di vento. Goditi le percezioni di questo flusso energetico, è un'esperienza meravigliosa. L'energia può essere percepita ogni volta in maniera un po' diversa, a seconda della carica di cui è dotata. Magari riesci anche a percepire uno o più colori, oppure davanti al tuo occhio interiore si forma un'immagine, per esempio energia spumeggiante
un fuoco che riscalda e avvampa o un simbolo come il fiore della vita, eccetera. Ti accorgerai di quando il fuoco energetico sta per esaurirsi, la sensazione si attenuerà, le immagini si dissolveranno, le mani si raffreddano. Ringrazia ancora una volta a livello interiore. Noterete che la pratica di questo rituale esercita su di voi un effetto molto positivo. In genere ci si sente più presenti, tranquilli, rilassati e in pace, il che consente di assumere gli alimenti con maggiore coscienza. Estratto dal libro Le minestrine degli angeli di Jean Roulin e Judith Schaffer. Se un giorno aveste Dio a pranzo, che cosa gli cucinereste? Se qualcuno mi offre con amore e devozione una foglia, un fiore, un frutto e dell'acqua, accetterò la sua offerta. Chi ama Dio gli offrirà tutto ciò che desidera e non ciò che non gradisce o non ha chiesto. Niente carne dunque, né pesce né uova, ma piatti vegetariani semplici e saporiti. Ma non basta essere vegetariani. Il cibo va offerto al maestro spirituale, che può offrirlo a Krishna. Come fare? Ci pensiamo noi. Pronti? Mettete il piatto dell'offerta davanti alla radio. Togliete di torno quello che non va, via posaceneri, sigarette, alcol, caffè, tè, intossicanti in genere. Ricordi quello che ha detto Krishna? Se qualcuno mi offre con amore e devozione una foglia, un fiore, un frutto e dell'acqua, accetterò la sua offerta. Pronti? Allora, riposatevi un attimo. Il cibo ve lo offriamo noi. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasadaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashyate Satarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratrishe Namaha Namo Brahmanya Devaya Gaurabrahmana Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Offro i miei rispettosi omaggi a Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, che è molto caro al Signore Krishna, avendo preso rifugio ai Suoi piedi di loto. Offro il mio rispettoso omaggio all'Avatara più misericordioso, che distribuisce liberamente il puro amore per Dio. È Krishna stesso, ma poiché ha preso il colore dorato, il suo nome è diventato Krishna Chaitanya. Offro i miei rispettosi omaggi al Signore degli Brahmana, colui che protegge i Brahmana, le mucche e l'universo intero. È Krishna, Govinda, la fonte di ogni felicità per la terra, le mucche
e i sensi di tutti gli esseri. Ora il cibo è stato offerto, è diventato prashadam, misericordia. Ora non solo è buono, se lo avete cucinato bene, si intende, ma ha anche un grande valore, è cibo spirituale. Chintamani pakare satna sukalpa vriksha Laksha vriteshu surabhira vipale yintam Lakshmi sahasya shat sambrahma sevimana Govindam adi purusham tamaham bhajami Govindam adi purusham tamaham bhajami Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sarira avidya jat jyotendriya taeka jive pere vishaya sagare taranmaje jivayati lobamoe sudurmati take jatat katina samsare krishna bharadoyamoe Kuribar jiva joy, saprasada nati lobai, se annamrita pao, Radha Krishna gunagao, premeta koche tananita, jaini mai jaini tai. Fratelli, questo corpo materiale è una rete di ignoranza e i sensi sono i nostri nemici mortali perché gettano l'anima in questo oceano del piacere dei sensi materiali. Tra questi sensi, la lingua è la più vorace e incontrollabile. In questo mondo è molto difficile controllare la lingua. Fratelli, Sri Krishna è molto misericordioso e ci ha dato gli avanzi del suo stesso cibo per controllare la lingua. Ora vi prego di accettare questo meraviglioso Krishna Prasada e cantare le glorie di Sri Sri Radha e Krishna e con amore chiamare Chaitanya Nitai! Chaitanya.
nella Bhagavad Gita Krishna dice: se qualcuno mi offre con amore e devozione una foglia, un fiore, un frutto o dell'acqua, io accetterò la sua offerta. Il Signore è Purna, completo, perciò mangia tutto ciò che gli viene offerto dal suo devoto. Comunque, al tocco della sua mano trascendentale, ogni cosa rimane esattamente come prima. È la qualità a essere cambiata. Il cibo è diventato qualcosa di diverso. Ha acquistato una qualità spirituale. Dato che il Signore Purna, completo, egli rimane lo stesso anche dopo aver mangiato. Il cibo offerto a Krishna è diventato della stessa qualità di Krishna e poiché Krishna è Avyaya, cioè indistruttibile, il cibo mangiato da Krishna, essendo identico a lui, resta come era prima, nella stessa quantità. Oltre a ciò, Krishna può mangiare il cibo con uno qualsiasi dei suoi sensi trascendentali, con la vista, con il tatto, e non si deve pensare che Krishna debba necessariamente mangiarlo. Egli non sente la fame come un comune essere umano. Ciononostante, egli si presenta come qualcuno che ha fame e come tale può mangiare tutto ciò che desidera in qualsiasi quantità. Emozioni e forti vibrazioni. Ascoltaci in diretta su www.letteralmente.info. K Radio è sempre con te. Anchor è un'applicazione che ti permette di registrare in modo facile un podcast e distribuirlo. Potrai distribuire il tuo podcast anche su podcast di Apple e su molte altre piattaforme gratis. Ti permette di salvare clip audio con il tuo smartphone, aggiungere la tua musica in sottofondo e inserire effetti sonori e brani. Una volta che hai registrato e aggiunto la musica, sei pronto a distribuire gli episodi del tuo podcast e l'applicazione ti aiuta anche in questo. Sei all'ascolto di K Radio, un'emozione nuova. www.letteralmente.info. Dal passato un nuovo presente. K Radio Bologna @gmail.com.